chiudere Ilva, chiudere ArcelorMittal sembra una follia, ma non lo è assolutamente, perché si potrebbero reimpiegare i lavoratori, gli operai, nella chiusura, quindi nello smantellamento, nella bonifica e nella riconversione. Perché fa paura anche al governo da voi retto la parola chiusura, senza se e senza ma? Alla fine si tiene in piedi il ArcelorMittal come hanno fatto i governi precedenti. Dov'è la svolta? Dov'è la differenza? Io non la trovo. Allora, il problema è laddove noi purtroppo... Considerando che ArcelorMittal ha dichiarato che ogni giorno perde 2 milioni di euro, allora io tengo in piedi una fabbrica che perde 2 milioni di euro, che uccide, che ci sta a fare? Allora, è chiaro che manca la sostenibilità economica, quindi nessun imprenditore... diciamo manterrà quella fabbrica se non ce la sostenibile. Quindi perché lo Stato non la chiude? Allora, è chiaro che lo Stato in senso Stato non la può chiudere, non può fare un intervento, diciamo. Ci sono gli estremi. È chiaro che questi estremi, laddove ci sono, se ci sono estremi sul piano ambientale, l'AIA non viene rispettata. Sono organi, altri organi che devono attestare questo. Ma gli organi lo attestano questo, però ArcelorMittal passa, la fa franca, passa impunita. Cioè, però gli organi, se lei mi dice gli organi ufficiali... L'ARPA? Appunto l'ARPA dovrebbe a questo punto... E li ha forniti i dati. Li ha forniti a questo punto, però ci sono degli organi enti locali, così come è avvenuto in altre parti, che dovrebbero prendere... Sottosegretario, però parliamoci chiaramente, in campagna elettorale voi non dicevate questo, voi urlavate chiusura, ora la frittata si è ribaltata. Allora, se parliamo del passato, a me personalmente io non ho mai parlato di chiusura. Lei non ha mai parlato di chiusura. Allora, personalmente quello che oggi noi prendiamo atto è che la fabbrica, vista su un piano diciamo, economico, si sta spegnendo. È come se fosse diciamo, una sigaretta che il mercato la sta consumando. E il governo fa l'accanimento terapeutico per tenerla in vita? Il governo assolutamente non farà questo accanimento terapeutico, anche perché il governo e io in prima persona, noi non stiamo pensando alla fabbrica appunto, il paradigma è cambiato. Perché? Perché in tutti questi 20 anni, che c'è quel problema diciamo economico, sociale e ambientale, è stato associato un paradigma a Taranto, economia, aspetti sociali legati alla fabbrica. Oggi faccio finire. Prego, prego. Ho fatto una domanda. Per carità, prego, prego. Oggi il paradigma che questo governo sta portando avanti e io in prima persona sto portando avanti è sì di guardare la fabbrica e gli sviluppi della fabbrica, però noi stiamo associando al problema fabbrica un cantiere, cioè cantiere significa che noi stiamo pensando già a costruire, ma non costruire con un piano, perché i piani sono piani che poi rimangono molto spesso sulla carta. Noi stiamo costruendo degli interventi, che dal 1° gennaio ci saranno degli interventi immediati che ci permetteranno di risolvere il problema dei livelli occupazionali.